fischia il direttore di gara, inizia Newcastle Leeds subito con il tiro dei giocatori maglia bianca. Calcio d'angolo dalla destra, Rasoterra, che può arrivare, il sinistro, il vantaggio del Newcastle 1-0 al secondo minuto di gioco. Rimessa laterale, battuta, spizzata, e la rovesciata, gol splendido di Demo Fonti, doppietta e 2-0. Il gol per accorciare le distanze, 2-0 il risultato quando siamo al decimo minuto e 30 secondi sul cronometro del direttore di gara. Pallone ora in profondità, di testa Stacchini, dentro Branca, lo stop col petto, vorrebbe calciare col destro, Tenten arriva il tiro e la traversa, e poi il tap-in di Stacchini, forse un autogol, ma comunque 2-1, accorcia di Sanzelliz. Prova a lottare Gambino, Demo Fonti davanti al portiere, la lascia a forte braccio, 3-1. Due minuti a partire da ora, segnalati dalla direttore di gara. Di testa Contaldo. Ora palla il Newcastle, dentro il pallone, il tiro in diagonale, poi il tap-in sul fondo di Fontebraccio. Pallone subito in avanti. Ancora in avanti Fontebraccio. Arriva il duplice fischio, 3-1 per il Newcastle al fine del primo tempo. Prova ad uscire, palla al piede del Newcastle, il tiro da fuori per il 4-1, dato in rete Valerio Rosadini, prende le distanze il Newcastle. Branca, Caprari, Morretti, scavetto in profondità, il tiro di prima intenzione Demo Fonti, terzo gol per lui, 5-1. Ventesimo minuto che inizia ora, 5 minuti alla fine della partita. Branca scambia con Passarelli. Contaldo con il fisico, calcia la parata, risposta di Vasta. Micozzi la mette giù, dentro il pallone bloccato dall'estremo difensore. Basta, e riparte da Demo Fonti, ultima occasione della partita, attacca il Newcastle, Demo Fonti, traversa, e arriva il triplice fischio del direttore di gara, vince il Newcastle 5-1 sul Leeds.